Tele due ruti, Fulvio Abate. Quando ero bambino, le vetrine dei fotografi offrivano meravigliosi manifesti, ceste di vimini dentro le quali erano asserragliati tra i gomitoli dei gattini d'angora, l'apoteosi dello struggimento, della morbidezza. I rullini di quei giorni si chiamavano Agfa, Ferrania. E in quei cestoni c'era modo di intuire il bunker della dolcezza, micetti asserragliati che si offrivano allo sguardo dei bambini, di chi doveva acquistare un rullino, poco importa se Kodak, Ferrania o Agfa. Il gatto Kim, il mio gatto, la mia gatta, è forse il meno fotogenico che sia mai venuto al mondo. Ciononostante adesso noi tenteremo di riprodurre quella grazia. Proveremo a immaginare Kim protagonista di un manifesto che racconti la tenerezza, che racconti la carezza morbida. Ci sei, Kim? Eccoti. Ci siamo? Eccoti. Squama di tartaruga, blu crema. Un mantello simile a quello di un licaone. O piuttosto, come ha detto qualcuno, sembra che Kim sia stata messa al mondo con gli avanzi di lana, o piuttosto, a guardarla bene, sembra che il suo mantello assomigli, abbia le stesse caratteristiche di uno stronzo nocciolato di rumeno, di quelli che al mattino troviamo in strada e rischiamo di calpestare. Dai, Kim, ti voglio fare diventare la protagonista di un del remake di uno di quei poster. No, 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 così no. L'ennesima sfida di Tele Due Ruti alla forza di gravità della poesia. Kim, il gatto, la gatta del marchese Fulvio Abate, la gatta meno fotogenica che sia mai venuta al mondo. Dai. Tele 2 ruote.